Ciao amici della Team Press, dopo le vacanze estive siamo qui a Villa degli Scipioni per la 19ª edizione della Città in Tasca. Tantissime le attività alle quali possono partecipare i bambini, piccoli e piccolissimi, dal laboratorio, dalla biblioteca, laboratori di marionette, laboratori di videogiochi, spazi per piccoli e piccolissimi, gonfiabili, spettacoli che ci saranno per tutta la settimana, pomeridiani e notturni, proiezioni di film e spettacoli teatrali. Siamo qui al laboratorio di videogiochi dove i bambini possono creare dei videogiochi e facciamo qualche piccola domanda ai genitori che hanno portato i loro figli al laboratorio. La prima domanda è la prima volta che viene alla Città in Tasca? No, è il terzo anno. Come le è sembrata l'organizzazione? Se è cambiata nel corso di questi anni? Mi sembra sempre perfetta per quello che sono le esigenze dei bambini, quindi con varie iniziative per le varie fasce d'età, con interessi che anche evolvono, quindi siamo quest'anno anche questo stand del computer per questo motivo, gli altri anni erano più piccoli e quindi eravamo agli stand dei giochi e mi sembra che sia un ottimo punto di aggregazione. Se ci sarà la possibilità di organizzarla anche l'anno prossimo, tornerà? Sicuramente sì. Scusami, ci puoi dire che cosa stai costruendo? Stiamo facendo una capanna con possibilmente con il tetto, se non crolla prima. La prima volta che partecipa alla Città in Tasca? Che... No, veramente io sono un affezionato di lunga data, io sono qui dalle prime edizioni. Come le è sembrato l'organizzazione di quest'anno, anche degli anni scorsi, si è andata migliorando o è andata sempre crescendo di più l'iniziativa? Beh, quest'anno c'è una settimana in meno del solito, ma direi che l'afflusso è comunque notevole. L'anno prossimo tornerà se ci sarà l'opportunità o l'occasione di organizzarla di nuovo? Per quanto mi riguarda di sicuro, perché io qui mi diverto come un bambino. Che cosa le danno i bambini in più, nel senso nel costruire, nell'aiutarla a costruire in questo caso la capanna? Beh, una volta finita ce li faccio giocare facendoceli passare dentro e poi alla fine gliela faccio distruggere e questo rende felici loro e anche me. Grazie mille, buona continuazione. È la prima volta che veni dalla Città in Tasca? No, è parecchi anni che vengo. Come le è sembrata quest'anno l'organizzazione rispetto agli anni scorsi, agli anni passati? Ma a me piace sempre, diciamo che con il tempo si è arricchita forse, sì. Arricchita nel senso in base alle varie attività che possono svolgere i bambini, sono migliorate? Sì, secondo me sì, sono migliorate. Poi vabbè, i bambini miei sono cresciuti per cui partecipano di più alle attività, capito? Se ci sarà la possibilità di organizzarla anche l'anno prossimo, tornerete a portare i vostri figli all'interno della Città in Tasca? Assolutamente sì. Siamo qui allo spazio Piccolissimi, è la prima volta che partecipa alla Città in Tasca? Sì, è la prima volta. Cosa ne pensa di questa iniziativa? Molto carina, ben organizzata, interessante. Beh, è la prima volta che vengo in realtà. Quindi ha portato, c'è suo figlio? Grandicello per stare qui, però lui insomma è voluto stare qui, però ci sono tante cose, però per ogni età poi ho visto, no? Quindi per ogni fascia di età. Spazio gonfiabili, siamo qui con la nostra operatrice Giorgia. Giorgia, cosa ne pensi di questa iniziativa della Città in Tasca? È un'iniziativa bellissima per tutti questi bambini del quartiere, li aiuta molto a socializzare tra loro e divertentissima. Quindi è la prima volta che lavori con dei bambini, come ti sei trovata a lavorare con i bambini? Benissimo, sono molto simpatici, molto carini, tutti molto educati. Signora, cosa ne pensa della Città in Tasca? Devo dire che è veramente una bella organizzazione, una bella idea. Noi abitiamo qui vicino, ora sono un po' di anni che si fa in questo parco e ne approfittiamo sempre perché ci sono delle bellissime iniziative. Quindi non è la prima volta che porta i suoi figli alla Città in Tasca? No, assolutamente, è il terzo anno se non sbaglio che si fa qui. Sì, vabbè, l'iniziativa va avanti e questa è la 19ª edizione. Cosa ne pensa delle diverse attività che ci sono all'interno del parco? Molto, molto ben organizzate e... Devo dire che ci sono dei giochi semplici che piacciono di più ai bambini che non le cose più complicate o il solito videogioco di casa, insomma. Il laboratorio che è piaciuto di più a suo figlio, se ce n'è uno? Devo dire che mio figlio adora lo scivolo a rullo, è piazzato lì da quando viene, già siamo prenotati per il prossimo turno, però ecco anche queste semplici piste, giochi in legno, lui li fa molto volentieri.
Quindi se ci sarà la possibilità di organizzarla anche l'anno prossimo, porterà suo figlio di nuovo alla Città in Tasca? Assolutamente sì, e spero in questo parco perché è a due passi da casa, perciò è molto comodo. Buonasera, siamo della Team Press, ci può descrivere che cosa state costruendo? Allora niente, stiamo costruendo una zattera con tutti i materiali riciclati e quindi sul progetto che ci hanno dato, poi dopodiché abbiamo cercato di, voglio dire, trovare di inventarci un qualcosa, diciamo, no? Adesso per esempio noi stiamo montando l'albero, stiamo facendo un albero, stiamo montando un'elica, questa sarà l'elica che montiamo. E quindi così, questa è la nostra idea. È la prima volta che partecipate alla Città in Tasca o anche... No, la prima volta. E cosa ne pensa di questa iniziativa per i bambini? Carinissima, è stupenda, è molto molto carina, molto bella e devo dire che ne dovrebbero fare di più, insomma. Poi per noi genitori è molto importante perché ci dà la possibilità di stare, di fare qualcosa con loro che... Non so se c'è... Certo che è acceso. Fai un urlo? Grazie. Quindi se l'anno prossimo si dovesse organizzare di nuovo partecipereste volentieri? Sicuramente sì. Ultima domanda, se c'è qualcosa da migliorare all'interno dell'organizzazione o se va tutto, è tutto perfetto? Secondo me per adesso per me sembra tutto perfetto, gentilissimi, ci hanno aiutato, ci hanno dato la loro collaborazione, per cui voglio dire secondo me è perfetto così. Adesso vediamo la regata come sarà più che altro. Esatto, perché le barche andranno al laghetto all'Eur e faranno una regata il giorno 8. Il giorno 8, quindi tutti al laghetto dell'Euro a vedere le barche costruite qui alla Città in Tasca e per passare tutti una giornata insieme. Cosa ne pensa della Città in Tasca? Guardi, la stavamo aspettando perché l'anno scorso è stata a fine luglio e infatti pensavamo quest'anno insomma non fosse ripetuta, invece finalmente è arrivata, diciamo un po' più caotica del solito perché a settembre c'è più gente, insomma. Però la manifestazione è bellissima, noi del quartiere siamo contentissimi perché insomma ci sono giochi molto, molto educativi per i bambini ed è un modo bello per stare insieme insegnandogli qualcosa, leggendo le storie, c'è lo spettacolo, c'è la musica, poi ci si può fermare a mangiare, quindi è una manifestazione che aspettavamo, ecco. Quindi non è la prima volta che partecipa all'iniziativa? Questo è il terzo anno. Qual è il laboratorio che preferisce più suo figlio? Quello dei colori e delle marionette, perché i ragazzi gli aiutano a ritagliare, a incollare, questo insomma li attira molto. Poi il mio ha 3 anni, di conseguenza insomma ci sono giochi che per lui sono troppo da grande, io porto la mia esperienza. Che cosa migliorerebbe se c'è qualcosa da migliorare all'interno della Città in Tasca? Ma devo dire nulla, purtroppo alcuni giochi insomma si crea molta coda, però mi rendo conto che i bambini sono tanti e insomma i ragazzi fanno quello che possono.